Presso l'aula magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari a Taranto, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, in collaborazione con la libreria UBIC, ha ospitato l'incontro con l'autore Paolo Gentiloni nell'ambito delle iniziative a sostegno dell'arte e della cultura. L'ex presidente del Consiglio si è soffermato sull'operato dell'attuale governo e sul futuro del PD. Beh, purtroppo per il Paese la situazione non è una situazione incoraggiante, nel senso che abbiamo un'economia che rallenta, che è quasi ferma, e abbiamo un paese isolato sul piano europeo e internazionale, quindi non credo che questa esperienza di un governo nazionalpopulista durerà molto a lungo e noi ci dobbiamo occupare però di costruire un'alternativa, perché senza un'alternativa forte, credibile, è inutile limitarsi a parlare male del governo. E adesso c'è un investimento sulla leadership di Zingaretti e sul futuro del PD molto forte. È sufficiente per un'alternativa? Naturalmente no, però è la premessa. Adesso dobbiamo lavorare perché questa forza ritrovata del PD sia però anche capace di avere una proposta unitaria alle elezioni europee e una coalizione, un'alleanza per il futuro, perché il futuro dipende anche da una coalizione di centrosinistra in grado di competere per vincere le elezioni. Il PD è importante, ma non basta. Gentiloni ha affrontato anche la questione Ilva. Naturalmente attenzione e allarme devono cercare di convivere con le prospettive di lavoro e di sviluppo. Questa è stata la scommessa che abbiamo fatto. La scommessa deve essere proseguita perché io credo che il futuro possa consentirci un minor peso del carbone in tutta l'economia del ciclo dell'acciaio e anche un percorso di risanamento ambientale che è appena cominciato. Interromperlo, rinunciare al lavoro e rinunciare al risanamento ambientale sarebbe la peggiore risposta al problema ambientale e sanitario di Taranto. Come si cura? Grazie, scusate. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe apre ancora una nuova finestra su quella che è l'arte e la cultura, e oggi con il libro, la presentazione del libro di Paolo Gentiloni, appunto ritorniamo un po' su quella che è una pagina della storia politica dell'Italia, però anche con un occhio verso il futuro. Sì, questa è la nostra missione, quella di portare cultura e informazione sul territorio. La presenza di Gentiloni sicuramente è importante per noi e per tutto il territorio.